Aiutare le piccole e medie imprese a sviluppare progetti innovativi prendendo esempio da uno dei pionieri della ricerca e dello sviluppo industriale come Enzo Ferrari. Proprio al Museo Ferrari di Modena è stato siglato il primo accordo a livello nazionale tra BIPER e Fondo Europeo per gli Investimenti a sostegno delle PMI. È importante perché andiamo a, come dire, ad avere la possibilità di sostenere dei processi in quell'ambito che sono alle volte un po' più impegnative e rischiose, come quelle della ricerca, dello sviluppo, di imprese che probabilmente hanno avviato da non tantissimi anni la propria attività con dei finanziamenti finalizzati a questo sviluppo, a questa ricerca. A beneficiare di un plafond da 100 milioni di euro possono essere tutte quelle piccole, micro, medie imprese con un numero di dipendenti che va da 10 a 500. Gli importi erogabili vanno da un minimo di 25 mila euro fino a 7 milioni e mezzo, con una scadenza massima del finanziamento di 10 anni. È il primo accordo del piano Juncker in Italia a favore delle PMI. BIPER, che è un partner storico della banca, ogni volta che erogherà ad una piccola e media impresa innovativa per progetti quindi rischiosi, avrà un beneficio perché il 50% del rischio verrà assorbito da noi. Quindi avrà più facilità ad erogare finanziamenti a sostegno proprio delle piccole e medie imprese.